Una pellicola sulla figura dello scrittore e giornalista pugliese Alessio Viola, un omaggio al suo coraggio nel confrontarsi con la malattia, il mesotelioma e al suo autentico modo di comunicare l'esperienza, insieme a una riflessione sull'importanza della ricerca e della prevenzione in ambito oncologico. Prima proiezione del docufilm Mercoledì Chemio, l'eredità immateriale di Alessio Viola, con la regia di Alessandro Piva, nato da un'idea di Domenico Galletta, responsabile di oncologia medica patologica toracica dell'IRCC Giovanni Paolo II di Bari. Mercoledì Chemio, titolo ispirato a un post social di Viola, esplora l'eclettica vita di Alessio, militante, operaio, sindacalista, oste, poi giornalista, editorialista prima di Repubblica, poi del Corriere del Mezzogiorno, scrittore, regbista di Fiamma Bari negli anni Ottanta. Un focus particolare posto sugli ultimi anni, sulla sua onestà intellettuale nel raccontare il suo personale modo di affrontare il cancro e nel diffondere informazioni cruciali sul rapporto con la famiglia e gli amici. Alessio Viola era un paziente ed è riuscito in questo percorso di cura e di malattia a forzare il rapporto medico-paziente inconsapevolmente. Una persona che non faceva sconti a nessuno e che ha saputo raccontare senza infingimenti, senza retorica, un viaggio che aveva una destinazione certa e non bella.